a tutta l'Europa, cosa succede? Succede che noi cambiamo il colore della pelle. Solo gli europei hanno la pelle bianca, una pelle chiara è sempre a rischio di melanoma. Quelli di noi che vanno a vivere all'equatore, se non prendono le opportune precauzioni, rischiano melanomi che sono facilmente anche mortali. Per cui, per mutazione e selezione naturale, chi vive nelle zone più calde del mondo sviluppa una pelle molto scura. Quando gli agricoltori iniziano a diffondersi in Europa, il colore della loro pelle sarà stato simile a quello dei libanesi di oggi, un po' color caffè latte, diciamo. Però alla fine di questo percorso la pelle è diventata bianca. Tutto il percorso impiega 5.000 anni, nell'arco dei 5.000 anni la pelle si schiarisce. E questo è uno dei casi in cui vediamo come la cultura umana impatta sulla biologia. Perché? Gli agricoltori che dal Medio Oriente raggiungono l'Europa si nutrono dei cereali che crescevano in Medio Oriente. Il frumento, l'orzo, soprattutto il frumento. Il frumento è un ottimo alimento, quello che anche noi in Italia mangiamo tutti i giorni più o meno, però non contiene vitamina D. La vitamina D è essenziale per la crescita. In mancanza di vitamina D insorge rachitismo e il rachitismo impedisce di crescere, impedisce di entrare adulti, a 13-15 anni si muore, non si arriva nemmeno all'età riproduttiva, quindi questione di vita o di morte. Però cosa succede? Che il frumento contiene un precursore della vitamina D che si chiama ergosterolo. Questo precursore della vitamina D, sotto l'azione dei raggi del sole, si trasforma in vitamina D. Per cui cosa succede? Questi agricoltori che si nutrono di frumento, quelle mutazioni che schiariscono la pelle diventano fortemente selezionate, perché con la pelle chiara il sole penetra anche per un centimetro sotto la pelle, raggiunge il sangue e nel sangue trasforma l'ergosterolo in vitamina D. Per cui, grazie a una pelle bianca, anche chi si nutre principalmente di frumento riesce a svilupparsi in modo normale e non rischia il rachitismo, e questo è chiaramente una influenza di un fatto squisitamente culturale, che è il passaggio all'agricoltura e all'allevamento, sulla biologia di quelle popolazioni che dal Medio Oriente hanno popolato l'Europa. E prima, che mentre noi abbiamo tutti la pelle bianca in Europa per le ragioni che ho spiegato, e il colore della pelle va dal bianco fantasma, diciamo, dei norvegesi, degli svedesi del nord, fino al bianco colorato dei siciliani con tante gradazioni. Invece gli eschimesi, che sono il popolo che vive più a nord di tutti, perché hanno raggiunto già 9.000 anni fa il circolo polare artico in una prima migrazione, hanno sempre mantenuto una pelle scura, ma molto scura, benché la radiazione solare da loro sia minima, dovrebbe essere più anni tutti, no. La ragione è semplicemente che gli eschimesi sono sempre vissuti di pesce, di foche, di trichinche, guidavano la caccia, e che il fegato del pesce è la sostanza più ricca di vitamina D che ci sia al mondo. Per cui hanno mai avuto bisogno di selezionare un colore di pelle chiaro, perché di vitamina D ne avevano in abbondanza. Ma tornando un attimo alle popolazioni, eschimese significa quello che si spazza la neve dalle scarpe. È un termine insultante. Loro chiamano se stessi Inuit, che significa i veri uomini. I là.